prova a salire su sto montarozzo. Eri? Prova a salire qua. No, vai. Thank you.
a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere la Geoporter 330D BS con cassone dumper da 300 kg. Allora, ho apprezzato particolarmente la cura dei dettagli della progettazione che riflette l'impegno della Geotech nella realizzazione di questo prodotto di alta qualità. Secondo punto a favore di questa motocariola sicuramente è il motore, che non è la classica cinesata, ma è un motore americano monocilindrico 4 tempi da 208 di cilindrata, quindi è un motore che sviluppa una potenza nominale di 7 HP, quindi adatto per tutti i tipi di lavori nei nostri terreni. È un motore che appunto non c'è bisogno di fare una miscela, mettiamo benissimo la benzina su questo serbatoio e l'accensione è a strappo, sviluppa un regime di rotazione di 2600 giri al minuto, quindi motore veramente veramente eccezionale. Situazione manopole. Allora, troviamo innanzitutto la manopola antipanico, molto importante, o la manopola di sicurezza. Troviamo le due leve per comandare i cingoli, troviamo il tasto accensione on off e poco sotto la sicurezza per aprire, quindi abbassare o alzare il cassone. Per quanto riguarda invece cambio e trasmissione, il cambio è un cambio a tre marce, tre avanti ovviamente e una indietro, e la trasmissione è collegata sotto al motore con una protezione in metallo per garantire appunto, garantirla da urti o sassi o quant'altro. È un cassone, come abbiamo detto prima, dumper, è un cassone da 300 kg. E forse l'unica pecca è quella di non avere un'alzata idraulica, però diciamo a questi prezzi non possiamo chiedere la luna e va bene anche così per il tipo di utilizzo che ne possiamo fare. Per quanto riguarda invece i cingoli, allora i cingoli dobbiamo dire che comunque sono per tutti i tipi di terreno, sono dei cingoli in plastica. Eccoli qui, cingoli in plastica, ma comunque, come ho detto prima, garantiscono una perfetta aderenza e stabilità su ogni tipo di terreno. Sono rinforzati con un elevato grip, infatti se vedete ci sono tutti questi tacchettini anche abbastanza alti che garantiscono comunque la sicurezza e possono affrontare ogni tipo di gradino o superficie anche particolare. Il telaio, come si vede, è un telaio in acciaio e ad alto spessore che appunto limita anche le vibrazioni ed il rumore. Infatti è molto molto solido, come abbiamo detto prima. La regolazione della tensione del cingolo può essere diciamo cambiata o regolata a nostro piacimento. Il prodotto viene fornito già montato, che dire, prodotto secondo me molto valido e sicuramente lo utilizzerò nei prossimi video per un altro progetto che vi mostrerò. Ciao a tutti!